Senti, rimaniamo sul tema della giovinezza e ci spostiamo però per un attimo dal cinema al teatro. Tu hai esordito a teatro, se le tue biografie sono corrette, non avevi come regista, che non avevi ancora 20 anni. Cioè eri poco più che un adolescente. Avevo proprio 17. Avevi 17 anni, no, lo so con esattezza, so quando sei nato e so quando c'è stato il primo spettacolo. Ci porti insieme a te come un ragazzo, un giovane adulto, adesso questa categoria un po' fessa che hanno inventato quelli del marketing in questo momento. Molto si deve agli anni in cui mi sono formato, che era la fine degli anni 70, che erano anni, per come li ho conosciuti e vissuti io, molto, molto vitali, molto forti. Diciamo, oggi si parla di quegli anni soltanto come gli anni di piombo, e non che non ci siano state naturalmente queste tragedie e che non ci fosse questo lato plumbeo, però in realtà gli anni 70 sono stati anche l'ultimo momento di grande esplorazione sociale, artistica, una grande vitalità. E a Napoli appunto erano gli anni, dal punto di vista sociale, c'era cioè la mensa dei bambini proprietari, c'erano cioè i disoccupati organizzati, c'era cioè una città molto esplosiva, insomma, ripeto, ha avuto anche le sue derive criminali, ma al di qua delle derive criminali ci sono state invece grandissime iniziative di sociali, no? di ripensare, di riorganizzare proprio lo stare insieme socialmente. A questo corrispondeva anche una grande libertà artistica e c'erano appunto, c'era a quel tempo un teatro molto vivo, di Simone fatto la Gatta Cenerentola, c'era Edoardo in piena attività, c'era ancora la sceneggiata, rumore, diciamo, alla fine degli anni 70. Quindi c'è una grande tradizione napoletana, ma c'è tutto un altro mondo che invece è quello che a me attraeva quando ero ragazzo, che era legato alla galleria di Lucio Amelio, è stato uno dei grandi galleristi italiani, personaggio straordinario che ha portato a Napoli, portava in quegli anni a Napoli i più grandi artisti internazionali, c'era Rauschenberg, c'era e appunto Andy Warhol e Joseph Beuys, che io ho avuto l'opportunità di conoscere proprio in quel tempo, quindi diciamo il film che ho fatto è un film che è un omaggio anche, che viene da quel tempo lì. E c'era il cinema, c'era la Cineteca di Mario Franco, dove tutti noi andavamo a vedere non soltanto i film del passato, però il nuovo cinema tedesco, quegli anni erano gli anni di Fassbinder, di Wenders, di Herzog e così via. C'era una grande, la musica, la danza, il teatro, l'avanguardia, e quindi tutto si mescolava. Quindi era molto semplice, io e Tony Servillo abbiamo da questo punto di vista una storia parallela, perché abbiamo la stessa età, insomma, io ho un anno di meno, insomma, ed eravamo così ragazzini, pure lui, c'era questo luogo, questo teatro di cantina, si chiamava Spazio Libero, dove era possibile andare e fare, come dire, quello che si aveva in testa, così, liberamente, senza niente, c'era un soldo, c'era niente chiaramente, ma potevi stare con gli altri, con le persone che condividevano le tue spinte a fare delle cose. Quindi facevamo al tempo anche dei lavori che non erano mica, facevamo, non mettevamo in scena testi, non è che si recitava, anche Tony, che può sembrare strano considerando poi la grandissima carriera d'attore che ha fatto, però all'inizio erano performance, installazioni, si lavorava sulla luce, cioè si cominciava, si cercava un mondo, insomma, ecco, quella è stata la nostra grande palestra, anche la nostra grande opportunità, quindi anche oggi, perché secondo me oggi comunque non a livello ufficiale, però insomma esiste tutto un mondo invece anche sotterraneo, no? Di energie artistiche giovanili, non solo, ma insomma che si muovono al lato, diciamo così, dell'ufficialità.
Quando questo accade è sempre vitale, c'è la linfa fondamentale, l'incontro con gli altri, no? C'è l'idea di gruppo.